Se non fosse per i lavoratori che vengono dall'Africa o dall'est Europa, la frutta starebbe tutta sulle piante. Nei mesi estivi a Saluzzo, in provincia di Cuneo, si raccoglie la frutta, soprattutto pesche. Servono molti lavoratori e così molti migranti di origine africana arrivano nella cittadina piemontese e si sistemano dove possono. Questa è la zona dove si sono accampati. Adesso la vedi vuota perché giovedì c'è stata un'operazione finalizzata a fare uno screening sanitario e ricollocare queste persone, e che in realtà ha rappresentato uno sgombero. Il 2 luglio è stato sgomberato il parco di Villa Liberti, dove da giorni erano accampati circa 150 immigrati. Sono stati distribuiti nei comuni limitrofi, ma qualche piccolo gruppo, dopo qualche giorno, è tornato nel parco. Sì. Dove ti hanno portato giovedì? Ti hanno portato via dove? All'Agnasco. All'Agnasco. Sì. Adesso andiamo a vedere. All'Agnasco. Negli anni scorsi avevamo messo in campo dei dormitori pubblici. Quest'anno col Covid stiamo aspettando i pareri delle autorità competenti per poter riaprire questi luoghi di accoglienza per i lavoratori stagionali. Qua forse quando piove tu vai lì sotto i porti. Però l'Agnasco, questo è, anche quando piove, non c'è un piazza dove tu vai, no. All'Agnasco, un piccolo comune vicino a Saluzzo, sono stati portati alcuni dei ragazzi del parco di Villa Liberti. Dovevano essere sistemati in container, ma ne sono arrivati troppi, facendo saltare le norme di distanziamento. Il problema qui è chi si assume la responsabilità di queste accoglienze, perché poi se c'è un caso di contagio è un problema. Con i container chiusi ci si adatta. Qui hanno costruito un riparo fatto di cartoni e teli di plastica. Vengono da ogni parte d'Italia alla ricerca di un contratto di lavoro. Prima io abiti in Napoli. A Napoli? Sì. Poi sapevi che qui c'era lavoro e quindi sei venuto qui. Perché adesso là non c'è lavoro. Io vi sono contratto. Perché quando per il permesso di soggiorno? Sì, quando è scaduto, quando tu vanno a costruire, loro devi chiedere prima cosa il contratto. Quando tu non portare il contratto è un problema. Spesso chi fa il bracciante perché si è un po' reinventato. Ragazzi che lavoravano in ristoranti, in alberghi, che facevano i buttafuori in tanti territori d'Italia e che hanno perso il lavoro. Sono arrivato da Toscana qui. Come mai sei venuto qui? Perché il lavoro è fermato ora, no? È il motivo di Covid-19. Covid? Sì, ma siamo venuti qua, tutti vanno male. Però adesso, quando è andato a cercare lavoro, loro chiedono dove dormire. I lavoratori che vengono assunti nelle nostre aziende ovviamente devono avere una residenza e devono avere un domicilio soprattutto. Questa è una necessità, insomma, che ovviamente è legata alla legge, ma anche è legata a un fattore di buonsenso. Il problema qual è? Che i lavoratori sono senza dimora, arrivano a Saluzzo con la speranza di trovare un contratto regolare per rinnovare il permesso di soggiorno. Mauro Rolando coltiva pesche e mele e per raccoglierle ha assunto lavoratori africani e dell'est Europa. Quanti lavoratori ha qui? 3 sotto e 4 sopra. Dovrebbe ancora arrivarne uno. 4 sono africani, 2 sono albanesi e 1 è romeno. Io sono in minoranza. Se noi riuscissimo a dar loro una possibilità, insomma, di pernottamento dignitosa, che non può sempre essere a carico delle aziende. Le aziende si occupano, pur non avendo un obbligo di legge, di trovare uno spazio per chi lavora, ma non possono occuparsi di un problema sociale che è molto più ampio di loro e che spetta alle istituzioni e alla comunità nel suo insieme. L'ho visto con noi questo servizio, come dicevamo, la ministra per le politiche agricole, Maria Teresa Bellanova. Buongiorno, benvenuta ad Agora Estate. Senta, cosa si sente di dire a quei lavoratori, che può fare per loro il governo? Ma dobbiamo in questo caso applicare le norme. Noi nel decreto 34, oltre alle questioni della regolarizzazione, abbiamo messo attenzione anche a questo, perché non si possono trasformare distretti che sono classificabili come distretti dell'accoglienza nell'agroalimentare, perché Saluzzo negli anni è stata capace di distinguersi rispetto a tante altre realtà dove invece sono sorti i ghetti. E allora in quel decreto abbiamo messo, e glielo voglio dire con precisione, all'articolo 133, il comma 20, prevede proprio per prevenire il Covid
un intervento che deve essere coordinato dalle regioni e dalle prefetture, a cui abbiamo associato la Protezione Civile e la Croce Rossa, proprio per garantire una situazione alloggiativa che dia il minimo delle garanzie di sicurezza, di salubrità. E allora io davvero non condivido questo atteggiamento di scaricare e di non farsi carico delle azioni che attengono alle funzioni istituzionali. Il sindaco diceva una cosa semplice: qualcuno ci deve dire come noi garantiamo questa situazione di sicurezza. Loro hanno un immobile, hanno una caserma dove, se non sbaglio, hanno garantito circa 400 posti letto negli anni precedenti. C'è bisogno che la collaborazione delle istituzioni, insisto, a partire dalla regione e dalla prefettura, devono mettere i sindaci, quello di Saluzzo e anche altri sindaci, che hanno dato la disponibilità a poter gestire questa accoglienza. Perché io credo che un conto è fare propaganda e contrasto politico alle norme, altro conto è quando si hanno funzioni istituzionali, è quello di farle applicare e di impegnarsi per applicarle fino in fondo. Sa, ministra, mentre vedevamo il servizio in redazione, abbiamo visto arrivare quei container e poi abbiamo visto che non possono essere utilizzati perché ci sono le norme per limitare e per frenare l'emergenza e l'epidemia di Covid-19, quindi non ci possono dormire troppe persone. Sembra un po' assurdo, detta in tutta franchezza. Non ci possono dormire molte persone, bisogna applicare quelli che sono i consigli e i suggerimenti che il mondo della scienza ci ha messo a disposizione, ma anche fare ogni sforzo per raccogliere tutte le disponibilità. Io sono certa, perché l'ho verificato, oltre alla disponibilità dei sindaci c'è anche la disponibilità di aziende che in questi mesi hanno messo a disposizione gli spazi che hanno per poter accogliere queste persone. Che oggi ci sia un servizio nel pieno della campagna di raccolta, dove viene fuori che le persone dormono all'addiaccio, questa è una cosa inaccettabile. Allora io insisto, al tavolo del caporalato che si farà nei prossimi giorni riporterò questo tema, ma soprattutto oggi stesso con la ministra degli interni mi attiverò, perché non può essere che i livelli istituzionali non utilizzino fino in fondo gli strumenti che hanno a disposizione, comprese le risorse, perché nel piano triennale di contrasto al caporalato è previsto anche l'intervento per garantire alloggi alle persone che vengono qui non per dormire sotto gli alberi, ma vengono qui e sono utili alle nostre attività produttive, e noi dobbiamo rispettarli nella loro dignità e anche nel diritto che hanno a luoghi di lavoro, ma anche a luoghi dove riposare sicuri e salubri. Ministra, il nostro inviato ci ha raccontato questa storia, ed è una storia che vede dei protagonisti, dei lavoratori tutti regolari, per essere chiari. Però a lei devo chiedere, perché l'ha fortemente voluta quella norma, come sta andando quel percorso e quel processo di emersione dall'irregolarità che avete messo in campo? Ma nonostante tanti contrasti, tanti disimpegni, secondo me sta andando bene. Ministra, disimpegno da parte di chi? Beh, se lei mi parla di una situazione dove ci sono persone regolari, con contratti, con permessi di soggiorno, che dormono all'aperto, lei capisce che ci sono anche dei livelli istituzionali decentrati che non fanno fino in fondo il loro lavoro. Allora io voglio essere molto chiara: si può condividere o non condividere la scelta che abbiamo fatto delle regolarizzazioni. Nel momento in cui c'è una legge, chi svolge funzioni istituzionali ha il dovere di rispettarla e di farla applicare, quella legge. Noi oggi abbiamo il dovere di informare le persone, tutte le persone, a partire da quelli che stanno nei ghetti, da quelli che stanno nelle condizioni più disagiate e inumane, di informarli della possibilità che hanno di chiedere un permesso di soggiorno.
quelli che hanno già un lavoro e che lavorano in nero di poter regolarizzare la loro situazione con un datore di lavoro che assume la responsabilità di fare un contratto e magari di accompagnare queste persone dichiarando che hanno già lavorato nella sua struttura, quelli che un contratto non ce l'hanno e che magari sono stati sfruttati brutalmente. E non parlo solo dell'agricoltura, parlo anche di tante donne che lavorano nelle nostre famiglie e che la sera diventano vittime di associazioni criminali perché il caporalato è pervasivo in tanti settori. Allora, queste persone possono andare presso gli uffici per dichiarare in autonomia, senza un datore di lavoro, la richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo. Nel momento in cui hanno un contratto di lavoro, queste persone avranno quel contratto, quel permesso di soggiorno temporaneo trasformato in permesso di soggiorno per lavoro. Ministra, con lei volevo tornare. Fino a questo momento, al primo di luglio, sono 80.366 le persone che hanno fatto domanda e che hanno avuto la risposta di regolarizzazione. Si aspettava numeri più alti, in tutta onestà? Io mi aspetto che siano tantissime le persone che possano utilizzare questo strumento. Quello che in questo momento mi impegna fortemente e mi porta a fare un appello a tutti, anche a quelli che pensano che questo strumento non è sufficiente, non è risolutivo di tutti, come ovvio che non è risolutivo di tutto, ma di informare le persone, di informarli, perché se le persone non sanno non possono utilizzare questa opportunità. Dopodiché abbiamo spostato fino al 15 di agosto la possibilità di fare la domanda per regolarizzare la propria posizione e io sono convinta che ancora tante persone richiederanno l'utilizzo di questo strumento. Ministra, rapidamente due cose per chiudere. Oggi c'è la fiducia alla Camera, al DL rilancio, c'è più di un miliardo per l'agricoltura da mettere su quali capitoli? 1.150.000.000 destinati esclusivamente all'agricoltura, oltre le altre misure alle quali possono accedere le aziende, anche le aziende agricole. La scelta che io ho fatto è quella che, visto che tutti parliamo e sappiamo che c'è un problema di liquidità delle imprese, c'è un problema di intervento immediato per sostenere soprattutto questa filiera che ha retto quando tutti gli altri stavano chiusi, ho fatto la scelta di destinare 430.000.000 di euro per non far pagare i contributi per 6 mesi alle aziende zootecniche, alle aziende florovivaiste, alle aziende dell'agriturismo, l'apicoltura, quei settori che più hanno pagato l'emergenza del coronavirus. Io sono convinta che questa misura vada estesa anche ad altri settori, perché non c'è bisogno di inventarsi strumenti spesso inapplicabili. Per le imprese c'è bisogno di fare misure semplici e non far pagare le tasse per 6 mesi facendosene carico come Stato. Io credo che è l'aiuto più immediato che noi possiamo dare. Insieme Ministra, a questo ci sono interventi per sostenere la filiera, Ministra, e per sostenere anche le persone che sono in difficoltà. Siccome siamo già fuori, le chiedo solo con un sì o con un no la risposta a questa domanda: il governo chiude la legislatura, riesce ad arrivare alla fine della legislatura? Se fa interventi che sono utili al paese, al sistema produttivo e alle persone, sì, altrimenti non ha ragion d'essere. Grazie a Maria Teresa Bellanova, la ministra per le politiche agricole, per essere stata con noi questa mattina ad Agorà, per averci fatto concludere questa puntata di Agorà Estate. Torniamo ovviamente domani, ovviamente, sempre su Rai 3.